Questa seconda parte dell'incontro lasciamo la parola a Giuseppe Corriano, che come dicevo all'inizio è l'autore di queste tavole sul tema del cibo, del pasto, della storia della salvezza. Ecco, per le luci così. Allora, buonasera a tutti. Per spiegare un pochettino queste tavole farei. Io vado in senso orario per rapporto a quello che vedo, cioè le tavole che sono sul muro, tanto voi le seguite qua, e io guardo lì. Farò un breve accenno, ecco, a ogni singola stele. Introduzione, però per introdurre un pochettino come tutore, diciamo, io vengo da una formazione sulle icone come pittura, sono nato un pittore di icone, ecco, poi nel corso del tempo ho un po' cambiato, ho cercato uno stile un po' più personale, più proprio. Dico questo perché per spiegare un po' anche come sono nate queste rappresentazioni con queste forme, perché quando ho cominciato a lasciare un po' la pittura di icone, uno dei primi artisti che ho guardato è stato Giacometti, che magari conoscete, mi attirano tantissimo queste sue figure allungate, lui è un pittore completamente laico, però se avete in mente c'è una vivacità nelle sue figure, una frontalità, un modo slanciato di rappresentare che aveva, che a me attirava tantissimo. Ho cominciato a guardare a lui e piano piano, un po' casualmente devo dire, sono nate queste forme. Non ho guardato solo a lui perché nello stesso tempo dei personaggi che mi attiravano tantissimo erano questi monaci che vivevano nel deserto, in primi secoli, così. Mi colpiva tantissimo la loro vita così ritirata, e così anche che vivessero magari delle situazioni estreme, se pensiamo a quelli che potevano essere distinti, o certi anacoreti che magari si rinchiudevano in spazi strettissimi, ecco, insomma queste forme un po' così, un po' strane, come se pensiamo anche ai fuori di Cristo, tutti questi personaggi che vivevano questo assoluto, ecco. Non è che mi colpissero per una forma eroica di vita, mi colpivano perché comunque riuscivano poi a vivere una compassione sul mondo e una forza d'amore che dicevano veramente, ma come fanno, come è possibile? Insomma, mi attraevano tantissimo queste figure e piano piano ho cercato un po' di metterle in queste forme così strette. Dicevo, beh, ma allora posso magari fare una figura in 20 cm di larghezza per 2 metri di altezza, però un po' questa è un po' la mia sfida a livello artistico, pittorico. E dico questo allora per introdurre il primo personaggio che c'è nella sequenza qui, che è San Benedetto, che è uno, ecco, proprio il padre dei monaci d'Occidente. Ecco, San Benedetto, io lo rappresento spesso con questo corpo che gli porta appunto il
mi piace pensare al corvo anche perché che poi ritroviamo anche poi in Elia, che nella Bibbia mi sembra fosse un animale immondo, no? Quindi, perché invece appunto è un animale immondo che porta il nutrimento, un cibo che loro devono attendere, si aspettano comunque, non è che vanno a cercarselo, gli viene portato. Nella seconda stele appunto c'è la figura di Elia, sempre con il corvo che gli porta della carne, se ricordo bene, che era il suo nutrimento. Il suo sguardo appunto è rivolto verso l'alto, quindi il senso dell'attesa. Ha un cartiglio nella mano in cui si ricorda appunto questa frase, in cui appunto Yahweh gli dice: i corvi ti porteranno il tuo cibo. Ecco, lì mi piace molto, ecco, io anche la scelta dei personaggi sono anche delle suggestioni comunque che io ho avuto, sentivo per rapporto a loro. Per esempio Elia mi è sempre attirato per questo, anche lui un po' un estremista, diciamo. Se pensiamo in quel momento in cui lui si trova lì, in questa nota, si trova lì dopo un percorso molto lungo, dopo. E poi questo sentimento che aveva di essere rimasto l'unico, il solo, il vero, tra virgolette, e lui nella grotta poi deve capire che insomma non è proprio così, non è l'unico, non è il solo. Ecco, poi c'è la figura di Mosè. E qui Mosè che ha il bastone con cui picchia sulla roccia per far scaturire l'acqua, lo sapete, nel momento in cui gli israeliti hanno passato il Mar Rosso, poi insomma c'è acqua da bere e comincia la prima mormorazione, perché c'è anche questo luogo, c'è stato qui per morire di sete, eccetera, eccetera. Mosè che appunto fa scaturire l'acqua dalla roccia, che poi San Paolo riprenderà anche questa figura della roccia, dell'acqua che sgorga dalla roccia, che è Cristo. Ecco, dimenticavo in Elia un particolare che nella stella a un certo punto ho cominciato a inserire, cioè il riquadro inizia per sottolineare un racconto, cioè quando voglio mettere il particolare, cioè allargare il gesto, il racconto, inserisco un riquadro che può essere in alto, può essere in basso, a seconda di dove accentuare l'importanza di esso. Ecco, poi andiamo alla crocifissione. Ecco, qui l'idea un po' della croce è la croce come porta, quindi c'è una forma rettangolare come porta attraverso cui passare. C'è Cristo con Maria, con Giovanni, che lo indicano. Il Cristo è sollevato per rapporto alle due figure, perché comunque c'è già un movimento di ascensionale. La croce poggia sulle due figure, perché poi diciamo è la Chiesa che continua, diciamo, questa opera di salvezza, cioè continua, cioè tutti portiamo poi, no, le stime della croce, quindi. E comunque l'idea fondamentale è proprio
crocifissione, la crocifissione porta attraverso cui ciascun credente, ciascun cristiano deve comunque passare. Il volto del Cristo in un riquadro un po' più grande per dare comunque un'importanza così un po' più importante, insomma, proprio al volto, per far sì quasi che attirasse un po' di più anche l'attenzione, l'espressione del volto, dell'abbandono, del tutto è compiuto. Ecco, poi l'altra, passiamo sulla parete, l'altra parete, e la prima figura è quella di Noè. Qui abbiamo il primo simbolo che è l'uva, perché se ricordo bene il primo accenno di vitigno è con Noè nella Bibbia, quindi diciamo che abbiamo cominciato a coltivare e vi ha scoperto anche che cos'è il vino, certo avrei conosciuto tutti questo in particolare del racconto quando il figlio più piccolo lo scopre che insomma lì in mezzo nudo che ha già dato fondo a questa bevanda. E va a parlare con gli altri fraterni e gli altri, molto bella questa immagine, che camminano indietro per arrivando a lui e per coprire la sua nudità con un telo, molto carina questa immagine. E comunque diciamo fa tempo del vino, ecco, non so come dire, quindi c'è il vitigno, pianta d'uva ai suoi piedi, tiene delle mani d'uva, una barba e i capelli lunghissimi, perché vabbè, si dice che ha vissuto 900 e 20 anni, ecco. Poi l'altra figura è quella di Ruth. Con le sue spighe di orzo raccolte, che porta appunto nel braccio con la borsa, sotto i piedi le spighe da raccogliere ancora. Questa è un'immagine che mi è piaciuta molto quando l'ho fatta. Pensavo un po' a mia moglie quando l'ho dipinta. Cominciamo poi una scena, la prima scena appunto le nozze di Cana. Vediamo Gesù e Maria che appunto sollecita Gesù questa mancanza del vino, i due sposi. La sposa, che è la figura centrale, che spesso vediamo nelle icone tradizionali, anche il centro dell'icona proprio è la sposa. Sulla destra il maestro di tavola, appunto che loda per questo vino buono, il servitore che versa le anfore. Le anfore sono un po' allungate, un po' sproporzionate forse, però devo dire che mi colpiva la quantità di vino che una volta hanno fatto i calcoli, adesso non mi ricordo più quanto fosse, però ho detto, ma quanta gente viveva dentro, cioè, era una cosa, cioè pensare che arrivava in un momento dove già erano belli pieni. Sopra in alto c'è questo striscia di rosso, perché nell'icone spesso c'è spesso, quasi sempre, le scene che sono fatte all'interno hanno questo drappo rosso per simboleggiare la presenza divina,
i simboli della tavola appunto sono il pane, il pesce, e io metto dei simboli eucaristici da, e poi della, un po' così schizzato del melograno, che è il frutto un po' dell'amore, molto sporco. Ecco, poi in queste altre stele passiamo a Taga, con il figlio Ismaele. Ecco qui, vabbè, conoscete tutti la vicenda di Agar. Nel racconto biblico lei allontana il bambino perché non vuole morire di sete. A me piaceva rappresentarlo proprio che viene fuori dal, proprio dal suo grembo, e che guarda questa anfora vuota, mentre lei guarda più lontano perché fa la supplica proprio per la insufficienza, comunque poi l'acqua che ne troverà. Ecco, poi passiamo alla israelita con la manna. C'è una parola aperta prima. Ecco qua, piaceva mettere, all'inizio mi sono chiesto come faccio a rappresentare la manna, che è appunto che cos'è, e ho detto beh, metto qualcosa che uno non si chiede che cos'è. Quindi maschia un po', e anche io quando l'ho fatta sono contento perché io stesso non so cosa avessi fatto. Queste per un pittore sono sempre delle belle sfide, no? Perché uno dice, beh, come faccio a rappresentare una cosa che non è così tangibile, concreta, e comunque tutto si può fare. Poi un'altra figura che è la vedova di Zaretta, collegata alla vicenda di Elia. Questa è anche una figura in cui sono molto affezionato, devo dire, perché voi sapete che Elia va, è ospite da lei e poi le chiede proprio da mangiare, e questa non ha niente, dimostra e dice, ma se io ho questo, ma se io ti do questo, poi io e mio figlio proviamo di farlo. E lui le dice, no, tu fammi da mangiare e non preoccuparti perché la farina della giara non si esaurirà e l'olio dell'orcio non verrà meno. Piaceva tantissimo questa immagine, questa, quella che era la fiducia, la fede, eccetera. E poi diceva anche per me come pittore, perché comunque così l'attività di pittore non è che sia un'attività che uno dice no, ma c'è un lavoro un po' che oggi ci può essere, domani non ci può essere, perché ormai tutto il lavoro è così. Comunque, quando ho iniziato, conoscevo bene questa situazione ed è stato anche un modo per me per rinforzarmi un po' nella fiducia di continuare la mia strada, che comunque la farina appunto non si sarebbe esaurita. E così è stato, devo dire, anzi. Ecco, poi passiamo alla scena di Betania. Quindi nelle due scene abbiamo in Giovanni il primo banchetto di Gesù, che è appunto a Cana, e poi l'ultimo, cioè l'ultimo tra virgolette, prima che lui entri in Gerusalemme, che è questa cena che fa dai suoi amici, cioè, ecco, colpiva molto questo aspetto che lui va da queste persone dove probabilmente c'era un affetto molto profondo, anche perché sono qua a mangiare lì prima di entrare in Gerusalemme.
E qui mi piaceva sottolineare proprio tutto l'autore, un po' anche proprio dell'amicizia, ecco, quindi dello slancio di lei nell'offrire il pasto, tutta la prossimità delle figure. Ecco, quindi la figura di Lazzaro, che è ancora nelle sue bende, cioè non perché sia ancora nelle sue bende, ma comunque per ricordare che è appena stato risuscitato, insomma. Gesù ha l'abito bianco e non come in Cana l'abito tradizionale azzurro sopra la roccia, non sotto il rosso, perché è l'abito, diciamo, della trasfigurazione, l'abito già della trasfigurazione. Ecco, poi la stele di un'altra figura che mi piace tantissimo, questa mi piace anche per come è riuscita un po' a livello così stilistico, che è quella di Eliseo. Qui gli accenni al cielo sarebbero stati tanti in Eliseo, perché mi sembra che la prima moltiplicazione, tra virgolette, se si può dire dei pani, la troviamo in Eliseo. Anzi, mi sembra che i Vangeli ricalchino abbastanza un po' questo schema della. E qui lo ha presentato con il pentolone sul fuoco e sui piedi, appunto dove lui invita in questa pentola a mettere le verdure che trova per dare da mangiare alla gente, poi appunto queste verdure si scoprono che sono, alcune sono tossiche. E poi adesso non ricordo come, comunque trasforma, rende buono tutto, ma e buttare un po' di farina. Buttare un po' di farina, ecco. Ecco, questo personaggio a me pittoricamente, vedete, io sono stato molto contento quando l'ho fatto, perché proprio mi è piaciuto come l'ho risolto, ecco. Nei colori, nel volto. E poi le spalle, qua la Trinità. L'idea di tagliare la Trinità non è un'idea tanto. Però questo devo dire che tutta la farina paglia dal mento, perché lui che ha avuto questa trovata, perché in effetti quando pensavamo alla Trinità in questa posizione, io ho detto, ma ora mettiamo qua la parete, mi sembra è tutto un po' scentrato, e lui candidamente dice, vabbè, il problema c'è, la taglio a metà, mettiamo. Ho detto, ma che bella libertà, io non ci sarei arrivato. E tra l'altro devo sottolineare che tutta la disposizione dei dipinti è opera del monastero, perché io ho fatto le tavole, poi però sono loro che hanno veramente avuto questa cura, questa anche genialità di disporre in questo modo così ordinato, così con un senso, ecco, che sinceramente io quando facevo il mio studio ero molto piccolo, potevo immaginare che non potevo essere disposto. Ecco, anche questa Trinità è una palla, diciamo, in cui sono stato molto contento, perché qui per me ha voluto significare anche un po' l'inizio di un. Proprio lei! Che mi dice sempre, ma lei spende per me. Ha cominciato proprio l'inizio, un po' una svolta, infatti se vedete i colori qua sono. Cominciano ad essere un po' più mescolati, un po' più impastati. Sono quadri che per me aprono dei capitoli, questi due, Eliseo e la Trinità.
poi magari adesso se lasciamo un po' di spazio per qualche domanda, facciamo una carrellata che va per conto suo su delle immagini che sono sempre collegate al cibo, comunque di dipinti successivi, in cui si vede anche un po' così l'evoluzione, come si cambia. Questa è un'altra affinità. Ecco, niente, io avrei anche finito un po'. Una domanda, mi colpiva che ha detto che mette in rilievo le particolari con le quadrature più grandi. Mi colpiva solo crocifissione, che ha detto al comunicato la testa e le mani, che sono tutte diverse. E le mani, sì, anche quelle che sono un po', anche un po' sproporzionate, se uno guarda, diciamo, Giovanni c'è un manone lì, cioè vedendo da qua poi... Anche quelle di però per esempio io ricordo benissimo quando ho fatto le mani era proprio il gesto, cioè di indicare, no? Volevo più sottolineare che sono figure lì per indicare i rubi e quindi infatti di rendere più grosse era per dare più forza a questa, no? Come se vediamo anche le braccia di Gesù sono un po' più lunghe, cioè la braccia di Gesù è molto più forte, no? È un po' la lunghezza poi del corpo, però era per sottolineare sia l'abbandono di Gesù sia l'abbraccio proprio di Gesù nella croce, che sono delle mani che abbracciano poi il mondo, ecco, che vorrei sottolineare proprio questa dimensione per cui si può proprio. Io devo dire che in questo sono stato anche un po' condizionato da quando ho fatto il primo corso di Icone, che ho fatto in Svizzera tedesca con una comunità monastica protestante tra l'altro, e la sorella che mi faceva un po' da maestra, la sua prima icona fu la guarigione del cieco nato. E non era pittrice, e mi sono rimasto il pennello che questa stava talmente male, stava morendo in ospedale che non sapevano cosa fare, e le diedero dei colori che era proprio allineata con questa con la pittura, no? E appena tornato all'ospedale fece questa icona, un giorno del circonato, dove Gesù aveva un braccio che era lunghissimo per rapporto, no? Perché forse voleva sottolineare proprio questa guarigione. E la superiore cercò di farlo correggere. E più cercava di correggere, più il braccio si allungava. Vediamo però, adesso basta, perché se no qua usciamo dalla tavola stessa. Ed era un'icona stupenda, io non so cosa avrei fatto per averla, l'icona lì, perché c'era... Tipo arriva guardandola, lei trasmetteva quello che aveva vissuto. Io non mi faccio problemi di rendere anche un po' le cose sproporzionate o un po' esagerate, ecco, se voglio sottolineare qualcosa. In pitture qua hai cambiato stile? Sì, adesso per esempio c'è un accenno molto più determinato nei colori. E poi c'è una, diciamo, sto diventando un po' più informale, se così posso dire, le figure sono meno rifinite, c'è più importanza data alla macchia di colore e cerco di lasciare al segno, al tratto, di poter suggerire poi quello che è il personaggio, quello che è il racconto, ecco. Però con
così con estrema libertà, sto dando un po' più spinta a questa cosa. Non so se meno male che mi proverbi, no? Adesso sto andando un po' così. Ecco, questo è un esempio che è l'ospitalità del Papa, no? Sì, sì. Queste immagini successive sono tutte un po' sul pasto, perché lei scelte così. Sì, no, questa perché l'ho scelta. Però è perché io credo che comunque il gol, perché oppure c'è qualche altro motivo, cioè. Comunque vedo che ne fate parecchie. Sì, ne fate parecchie. Vabbè, un po' è molto legato anche alla commitenza che mi lavoro, è molto legato a quello, quindi. Sono un po' vincolato dalla committenza. Poi no, non c'è una volontà di sottolineare un pasto piuttosto che altro. Ecco, diciamo che quello che mi truccia di più sempre con un dipinto, più che un pasto, è il volto. Ecco, è il volto, la cosa diretta anche questa. Mia lotta lì, il mio desiderio è di andare lì e allo stesso tempo è quella parte che mi tormenta sempre di più, perché è cieco, il volto fondamentalmente con più intensità. Poi le mani, anche quelle sono importanti, ma sono sempre perché le mani cercano di indicare qualcosa, cercano di. Sono mani che prendono, che afferrano, che indicano sempre, che cercano di portare a un altro. Nel tuo percorso sei partito dall'icona e poi hai elaborato un attuale stile proprio, in cui però, ecco, una parte si vede la nostalgia dell'icona, ecco, ma perché hai, tra virgolette, perché abbandonato non si può dire in quanto appunto è presente, ma così hai cercato di staccarti da una iconografia classica, perché la sentivi troppo stretta, perché al contrario, forse quella proprio quell'iconografia tanta portata a spingerti oltre, non so. Sì, io penso più l'ultima cosa, perché l'iconografia stessa, nel senso, perché io l'iconografia comunque è una cosa che, non so, ormai ce l'ho addosso, cioè ce l'ho dentro, proprio in modo proprio molto viscerale. Mi piace guardare tutta l'arte, però quando guardo l'icona c'è sempre qualcosa che mi tocca, perché è stato il mondo su cui mi sono formato. L'iconografia ha una visione che mi piace tantissimo, perché è una visione scatologica completa, c'è la glorificazione già dentro, quindi io non riesco a staccarmi da questo, no? Però allo stesso tempo sentivo proprio bisogno di attualizzare un po' questo mondo, questa visione, e un po' anche per una modalità mia che ho, perché io ho bisogno di lavorare molto velocemente, sono molto veloce, cioè, anzi penso che i miei lavori più belli sono quelli fatti con molta rapidità, ma rapidità proprio fisica, nel senso che la rapidità mi permette di non pensare troppo e quindi di non fare le cose
ragionate, diciamo, nel senso, mi dico, la mia interiorità è piena, nel senso, non posso dire piena di un'icona, quindi sono proprio, cioè, mi sento abitato da questo, no? Il fatto di buttarla fuori il più velocemente possibile, mi piace, cioè è una cosa, ho bisogno di far così, ecco, quindi magari può risultare un po' frettolosa, un po', però è una cosa di cui io ho bisogno, mentre l'icona era molto lunga, cioè l'icona veramente è un lavoro, non riuscirei proprio a fare, proprio per i suoi tempi, per le sue. Questo mi permette di sposare quella che è anche l'arte moderna, contemporanea, di cui io mi sento figlio. Cioè, in un certo senso non mi sento figlio dell'icona, cioè non mi appartengono come tradizione, no? Pittorica. No? Parlo proprio a livello pittorico, artistico. Cioè, oggi per venire qua mi sono portato il libro di Morlotti, perché, diciamo, mi sento figlio suo, o comunque figlio di questo tempo, ecco. Però con tutto questo patrimonio, veramente, che io sono contentissimo, che ha cambiato la mia vita, cioè, io sono diventato pittore perché, diciamo, per una ricerca di Dio, diciamo, tra virgolette, no? Non perché fossi un pittore. Sono diventato pittore perché avevo fame, siete lui, quindi dovevo rappresentarlo, dovevo un po'. C'è un'espressione bella appunto di Morlotti che dice quando lui rappresenta la natura, no? Diceva, io non riuscivo a rappresentare la natura guardandola e facendola come tale quale. Per farla avevo bisogno di involgermi con lei. E mi è sempre piaciuta questa espressione perché per me è la stessa cosa, diciamo, con Dio, nel senso, avevo bisogno di impastarmi un po' con lui per poterlo fare, ecco, questa che è. Per fare questo è stato proprio importante anche usare queste tecniche pittoriche che sono insomma, più contemporanee. Ma la costruzione dello spazio richiama tanto quello delle cose. Sì, sì, sì. Sì, sì, se non avessi detto, per me queste sono icone contemporanee, ma le associo più all'icona piuttosto che a un quadro più informale. Sì, sì, sì. Sì, sì, comunque, certo. Sì, perché poi l'icona è proprio una sua costruzione.